Ciao a tutti, sono Luca di Double Clutch e questa è la presentazione della scarpa Nike Zoom HyperRev 2015. Innanzitutto scusate per questa latitanza di un mese abbondante, il fatto è che il nostro videomaker era in viaggio di lavoro, prima negli States e poi in Spagna con Aquest, la web agency che ci segue per tutto ciò che riguarda il nostro canale YouTube e il sito e-commerce, e quindi per mantenere lo stesso livello in ogni nostro video abbiamo dovuto aspettarlo. Adesso che è finalmente tornato possiamo andare avanti con la nostra web serie ed entrare nel vivo della nostra presentazione partendo come sempre dall'ammortizzamento. In questa HyperRev 2015 non abbiamo più il full length zoom air, quindi l'unità zoom a tutta lunghezza che avevamo nella HyperRev 2014, della quale tra l'altro vi lasciamo qua sotto linkato nel box di descrizione la presentazione, ma abbiamo lo zoom air targettizzato nella parte posteriore e in quella anteriore, come sempre a livello dell'avampiede. Per il resto l'intersuola è completamente costituita di Phylon, il nostro classico carrier. Per quanto riguarda i materiali dell'upper, abbiamo anche qui una differenza rispetto all'HyperRev 2014, poiché non c'è più il One Piece Upper totalmente in mesh, ma abbiamo un inner sleeve in neoprene e mesh tessuto, e poi un overlay, uno strato superiore in mesh e fuse, quindi due strati che hanno l'obiettivo di darci un fit molto avvolgente, molto confortevole, ma anche il supporto che ci serve. Per quanto riguarda il fit, la scarpa non veste, secondo me, true to size, è molto vicina, ma io consiglio comunque di provarla se si ha la possibilità, poiché la parte anteriore è leggermente larga e quindi per chi ha il piede o normale o anche ancora peggio stretto, sarebbe il caso di andare giù di mezza taglia. Per sicurezza vi consiglio, se avete la possibilità, provatela. Per quanto riguarda il supporto, la scarpa, come abbiamo già detto, è abbastanza minimal, cerca di darci una calzata, è una scarpa che punta a non farci sentire, a darci quello che serve, ma comunque senza restringere i nostri movimenti. Però c'è il supporto che serve, soprattutto nella parte posteriore, in cui abbiamo questo heel counter che è esterno, magari rispetto a tutte le altre, a quasi tutte le altre scarpe che abbiamo visto insieme, che avevano questa protezione internamente alla scarpa in TPU, mentre qua è esterna e quindi visibile, e ci dà una buona protezione, un buon lockdown a livello laterale, e anche ci tiene ben piantati dentro la scarpa nei nostri movimenti di rullata. Per quanto riguarda la parte anteriore, quindi il resto della scarpa, a livello di supporto abbiamo il Dynamic Flywire, che come sempre ci tiene ben chiusi all'interno della scarpa e ci dà supporto laterale, e in qualsiasi tipo di movimento siamo coperti. Per quanto riguarda anti-torsional support, abbiamo un piccolo sostegno in TPU interno alla scarpa, ma come vi dicevo prima la scarpa punta a non farsi sentire e quindi ha quel tanto di supporto che basta per tenerci stabili. Come considerazioni generali, beh, questa scarpa ormai ce l'abbiamo da un mesetto scarso ed è una scarpa che sta andando tantissimo. Praticamente chiunque la provi mi dice: scarpa fantastica, non la senti neanche, buon ammortizzamento, buona flessibilità dell'avampiede, quindi mi sento veramente di consigliarla come una buona scarpa. Ha anche un buon rapporto qualità-prezzo, perché si piazza sui 125 euro di retail price, quindi di prezzo consigliato, e come vi dicevo prima ha praticamente tutto quello che ci serve. Molto diversa, ricordatevi, dalla HyperRev 2014, quindi la precedente. Vi invito a dare un occhio anche a quella presentazione per avere bene e chiare le differenze tra le due scarpe. Come sempre io vi ringrazio per averci seguito anche in questa puntata di Black Box. Vi invito a condividere i video e a cliccare like ovunque, sia su Facebook che Twitter anche e YouTube stesso. Vi ringrazio ancora per il supporto e alla prossima.